Kashmir, un podcast morbidissimo. Se la Sicilia fosse la locomotiva d'Italia, se i siciliani la mattina svegliandosi guardando lo splendido mare, costa scelta, col cibo, dici: amico mio, quando tu ti svegli la mattina e tu sei sul lungomare e vedi il mare e c'è il sole, c'è il profumo dei gelsi, una cosa ti viene in mente di fare è lavorare. Ti vuoi chiudere in ufficio 8-10 ore, non conta niente, voglio drin telefono, meeting. Ti devo salutare che ho una colla alle 5. Mi hai briffato, non mi hai briffato, cioè me ne vuoi dire queste cose? Allora, domani c'ho un altro meeting, devo andare a Termini Imerese a farlo. E invece guarda, c'è una cosa di bella a Palermo, il treno per Milano. Cioè, sai cos'è? Perché quella gente lì a sud non hanno la nostra nebbia. No, figa. Non cioè, hanno i laghi. Ti svegli col nebbione alle 8 di mattina e poi ti rimetti a letto, che ti rimetti a letto e ti alzi verso 11:30-11:45 statale, quindi non fai un cazzo, e poi arrivi fino a sera. Però come si mangia bene? Ho fatto una polentina saltata da ieri, la fine del mondo, che... Senti, ma quando arriva ottobre la sera già alle 5 buio con le castagne, Vai. Iniziano a fare già quei 4-5 gradi, certo. Ti metti lì sulla pianura, guardi la superstrada con i fiorini che passano, se lì pensi: cazzo, il posto cazzo più bello del mondo, cazzo. Ma che cazzo lavori a fare? Ma che cazzo ne sanno quelli lì cosa giù? Cosa ne cazzo ne sanno quei loro lì? Si tenessero le olie, veramente. Poi... cos'è, cazzo? Le olie con dei resort giganteschi costruiti. Esatto, ma sì. Questa è la sede della Fiat. Esatto. Il porto di Ginostra. Guarda, ora McKinsey apre a Lipari. Faranno un grattacielo di 47 piani, 8.000 posti di lavoro. Mamma mia, l'unica nostra piaga è che per lavorare così tanto ci dobbiamo drogare. Come veramente. Guarda, vabbè, lo dobbiamo fare. È quello. Nel rispetto del ritmo lavorativo del meridione. Allora, ti posso dire una cosa? Sai che adesso Totò Cuffaro ha comprato casa a Pioltello. Si è fatto una villetta vista pianura, che è una cosa straordinaria. Ma... perché vengono da noi, capito? Loro giù... lavorano, poi quando si tratta di andare in vacanza, occhio che Bruce. Oh, ma l'hai letto che l'Ambrogio Fumagalli l'ha messo al 41B? Cazzo, bloccato, boom, preso il piano. Fermo. Cazzo, l'hanno trovato dentro alla cascina Rosina, stava non a 50 km. No. Che fa niente, a opera l'hanno trovato, sai così? Con le galline nell'aia, figa. Faceva proprio così. No, ma pare che fosse tutta una roba di pizzini. Mandava i biglietti agli altri. Ha parlato con lasciali parlare, con l'Ambrose. L'hanno trovato tutto il giorno a giocare a biliardi. In realtà, quello era il capo della cosca dello Sbius. Dello Sbius. Bene, io direi che il nostro meraviglioso. In questo però scambio ci sarebbe una città che comunque. Non so di cosa stiate parlando. Comunque starebbe nello scambio. Frega cazzo. Esatto, personalmente guarda veramente la bellezza di Monteverde, quando una sera sta lì il sole tramonta e pensi a sti due che litigano, non ce ne frega un cazzo, ecco, mi dà un pochetto fastidio che a Piazza Bologna da noi c'è questa comunità di veneziani che sono venuti e controllano, stanno lì, un po' passati, dici una parola, quelli ti guardano male, bevono, sboccano. Tutta questa cosa ostrega, cose, fiole, non si capisce un cazzo di quello che dicono. Guarda, hanno rinominato tutte le vie. Alla Sapienza hanno scritto: meno veneziani, più sedie. Per fargli un dispetto. Invece guarda, sono tanto carini. Io ho affittato 4 stanze, mi faccio da 5-8 a stanza, ci ho messi dentro 6. Certo, quando arriva il pacco da Suco, le ostie, le cose in Saur, tutto il prosecco, Vicentina. Ma in realtà il vero pacco da Suco sono i soldi. Esatto. Arriva sto pacco con tutte quante, sono tutte gialle e rosa, non ce n'hanno dei banconote più basse, i mortacci, loro dei soldi che c'hanno. E il Ticino è la Tunisia. Esatto. Guarda. C'ho sto couscous. Oh, ho fatto sto... dai, bello, ho fatto un couscous, adesso ti verso il tè dall'alto. Guarda che... ho preso il gommone per cercare di andare. Noi siamo frontalieri, andiamo tutti i giorni col gommone a Lampedusa, a lavorare all'Ikea di Lampedusa, e poi torniamo giù in Tunisia. Andiamo a buttare soldi a Campione. Al casinò di Algeri.